buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Mister Merlo del Fossano. Mister, una cinquina blues veramente importante quest'oggi contro l'Orese. Ti chiedo, che partita è stata? Soddisfatto immagino di tuoi? Sì, molto soddisfatto per più motivi. Prima di tutto, comunque noi oggi pronti via avevamo delle assenze, ma i ragazzi sono stati talmente bravi che non le hanno fatte vedere. Faccio i complimenti alla Luese, perché io sento dire che la Luese lì per caso, no, la Luese nel primo tempo ci ha fatto soffrire tantissimo, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, a star calmi, a non rischiare di prendere, nonostante i primi 10 minuti per alcuni svarioni nostri abbiamo dato delle palle dove loro si potevano anche concretizzare. Poi abbiamo preso un grande incrocio con Dario Campagna sullo 0-0 che meritava il gol. Poi l'abbiamo sbloccata con Alfiero e dopodiché nel secondo tempo siamo stati bravissimi ad aggredire subito la partita. Già il palo che ha preso Cattaneo, che è una giocata che veramente era da applausi, mi spiace non abbia fatto gol perché la vedi raramente una giocata del genere. Poi siamo stati bravi 2-0, 3-0, 4-0, non mollare. Poi abbiamo preso un gol balordo su punizione evitabile. Però poi sono contento anche che per la cinquina del nostro giocatore ucraino che è entrato, ha fatto gol, era felice, siamo felici anche noi. Esatto, anche i cambi sono poi stati molto positivi nell'ingresso in campo, anche Alfieri ad esempio. Alfieri, nel 2007 è un piacere per me vederlo giocare, un ragazzo che se gli diamo il tempo è talmente bravo a giocare a pallone, deve solamente crescere fisicamente, ma ha già la testa oltretutto di un ragazzo grande, ma anche Specchia, che ha avuto tutta la settimana febbre, oggi è entrato nei minuti che ha dato, li ha dati veramente alla grande. Tutti quelli che sono entrati sono stati bravi, quindi complimenti a tutti. Mister, abbiamo parlato nelle pre-partita, serviva una vittoria per dare continuità nei risultati positivi, l'1-0 col Saluzzo, poi un inciampo con l'Asti, adesso la vittoria strameritata ed è roboante. Sì, adesso però, vedi, quando io dico che bisogna dare continuità è a San Domenico, che se non sbaglio oggi ha di nuovo vinto, quindi è una squadra da prendere con le pinze, era importante far punti, chiaro che poi se vengono tre meglio ancora, ma era anche importante farne uno, perché erano sette. Adesso speriamo di aver imparato la lezione, perché domenica andiamo su un campo di una squadra che è un po' in difficoltà, ma che ha dei valori, che l'anno scorso ha dimostrato la loro bravura, che sono ben allenati, quindi... E poi abbiamo una serie di partite, abbiamo l'Aquila, poi andiamo a Centallo, abbiamo Cuneo, quindi si entra nel vivo. Dobbiamo farci trovare pronti, speriamo, se non succede niente, recupero un paio di infortunati la prossima settimana. Quindi diciamo che dobbiamo lavorare e certo questo risultato ci dà serenità e felicità di lavorare con col sorriso sulle labbra. Grazie mille, Mister. Grazie a tutti voi.